Clamoroso all'Olimpico, succede di tutto negli ultimi minuti. Prima la Lazio segna sul rigore al 96esimo, ma proprio quando tutto sembrava finito, al 99esimo, realizza il gol più bello di questa giornata fino ad ora. Saponara che sfrutta alla perfezione un cross dalla sinistra e colpisce con il tacco al volo, scavalcando Stracoscia che nel frattempo era uscito per intervenire sul pallone. Ha qualcosa del clamoroso questa partita, senza alcun dubbio. Una partita fantastica, la Samp era andata in vantaggio prima dopo una ventina di minuti. Quagliarella aveva sfruttato un buon cross, un buon passaggio filtrante dalla sinistra ed aveva trasformato in gol. Tant'è vero comunque, ragazzi, è anche vero che l'amnesia difensiva della Lazio era stata abbastanza grave, perché non puoi lasciare l'uomo offensivo più pericoloso della Samp totalmente da solo. Ma comunque la squadra di Inzaghi ha fatto una grande partita, soprattutto in fase offensiva. Immobile, migliore in campo senza alcun dubbio. Patrick non mi è piaciuto per niente, ha sbagliato quello che si poteva sbagliare, ragazzi, ha sbagliato tutto. Neanche Otero, a dire la verità, mi è piaciuto tanto, però ha fatto tante parate e quindi si è reso molto protagonista. Anche addirittura poco prima dei minuti di recupero ha rischiato di fare una papera clamorosa, ma alla fine ha risolto il tutto, visto che il tiro di Immobile non era fortissimo. Proprio Immobile per me è stato il migliore in campo, il più propositivo dei suoi, ha cercato in tutti i modi il gol. Comunque, verso il 70esimo accorcia le distanze, diciamo pareggia più che altro la Lazio con Acerbi, che comunque è praticamente, ragazzi, un giocatore che non si stanca mai, ha giocato più di 140 partite consecutive e appunto nei minuti di recupero al 93esimo la Lazio ha un'occasione clamorosa per sbloccare e diciamo per, no, non per sbloccare, ma proprio per portare in vantaggio la sua squadra, per portarsi in vantaggio. Capita sui piedi Luis Alberto che calcia la punizione, il pallone però colpisce la barriera. Inizialmente, vedendo la reazione di Luis Alberto, sembrerebbe essere stato un tocco di mano netto, invece il tocco di Andersen sì, ci può stare, e per me era più rigore che non rigore, ma non è così clamoroso, tant'è vero che comunque l'arbitro prima di assegnare il tiro dagli 11 metri valuta per veramente tanto 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 tempo il VAR, ma proprio quando tutto sembrava finito, il gol che non ti aspetti, cross quasi innocuo che sarebbe dovuto terminare nelle braccia, tra le braccia di Stracoscia, viene colpito dal neo entrato Saponara, che comunque non aveva giocato benissimo fino a quel momento, di tacco e scavalca il portiere albanese, fa 2-2. Partita clamorosa, partita bellissima, che ci fa capire ancora una volta che il calcio, ma più in generale la vita, nella vita niente è mai finito. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo che se il video è piaciuto potete tranquillamente lasciare un mi piace, commentare e iscrivervi al canale attivando anche la campanella di notifiche. Ciao a tutti!